Consigliere Bastoni, un convegno su un argomento all'ordine del giorno, il bullismo, in particolar modo però incentrato sul bullismo nelle scuole. Come si può prevenire, tenendo conto che comunque ci sono già tante iniziative proprio rivolte alle scuole su questo argomento? Beh, si può prevenire, innanzitutto l'azione politica deve essere rivolta riportando al centro di ogni provvedimento la famiglia e in particolar modo anche la figura paterna che in questi ultimi anni è andata un po' a indebolirsi. Secondo noi una cultura della troppa rigidità e in alcuni casi la violenza all'interno della famiglia ovviamente non può funzionare, perché poi dopo risulta che verso gli adolescenti la soluzione della violenza sia l'unica e quindi magari scaturisce poi all'esterno con il bullismo, ma anche il troppo perbenismo e il concedere troppo ai giovani a volte non funziona, e in questo secondo noi è mancata proprio negli ultimi anni la figura paterna e mettere al centro non più le alcune istituzioni come i centri, come gli assistenti sociali piuttosto che i giudici dei minori, ma la famiglia come ruolo fondamentale, protagonista assoluto dell'azione da fare sui figli. Quindi un argomento che si intreccia anche con magari dei disagi che ci sono all'interno della famiglia di altro genere, quindi poi il minore o comunque il ragazzo può restituire. Ripeto, è doveroso da parte dello Stato e da parte di tutte le istituzioni intervenire e fare in modo che le famiglie siano in grado di dare la giusta educazione, come era poi una volta, cioè l'educazione veniva data innanzitutto dai genitori e lo Stato e tutto ciò che fa da contorno allo Stato deve essere d'aiuto, ma non deve assolutamente sostituirsi. Molto sentito, ovviamente, che purtroppo è diventato anche argomento di dibattito politico e istituzionale. Tra l'altro questo convegno nasce a poche ore dall'approvazione all'interno della Commissione di Giustizia della Camera della nuova proposta di legge proprio sul bullismo, che però magari diremo qualche parola più avanti. Le cause dell'origine del bullismo sono varie e riconducibili a fattori individuali o dinamiche di gruppo, il temperamento del bambino, i modelli familiari, gli stereotipi imposti dai mass media, l'educazione impartita dai genitori o dalle istituzioni scolastiche e altre variabili collegate all'ambiente sociale. I modelli educativi genitoriali hanno un ruolo fondamentale tra le possibili cause del bullismo, sia che siano eccessivamente severi, sia che siano troppo permissivi. È evidente che se sia una eccessiva severità che sfocia in alcuni casi, purtroppo alcune testimonianze ci portano anche a una forte violenza all'interno della famiglia, è evidente che questa non può essere la soluzione, tant'è che poi i figli sono portati a credere che l'unica soluzione alle problematiche sia proprio la violenza. Ma anche un eccessivo permissivismo, concedetemelo di dirlo, a volte potrebbe essere non la soluzione giusta a questo grave problema, perché non si pongono limiti a ciò che è possibile e ciò che non è possibile. Io vorrei però oggi premere ed evidenziare una cosa, mi preme evidenziare una rivalutazione che dobbiamo fare, che è quella della figura paterna all'interno della famiglia, che secondo noi deve essere una figura che è fortemente legata alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e a ogni forma di violenza. La centralità del valore materno per la soddisfazione dei bisogni che marginalizza nella zona del politicamente scorretto il principio maschile paterno dell'azione costruttiva e funzionale ad una società organizzata intorno al circuito passivo del consumo è un orientamento regressivo che abolisce il principio di autorità, genera insicurezza e senso di voto. Ecco, è proprio su questo che vorrei che si ponesse l'accento, soprattutto laddove spesso, ahimè mi è capitato doverlo fare ultimamente, quando si tratta di figli che vengono, secondo me, strappati alle famiglie d'origine da parte soprattutto di servizi sociali, da parte dei tribunali del minore, che a volte tendono a porre il padre come una figura quasi secondaria, non importante. Noi riteniamo che invece la nostra società, e quindi l'azione politica, deve essere basata soprattutto sul
ritorno innanzitutto della centralità della famiglia come primo luogo dove si fa educazione nei confronti dei figli, e all'interno della famiglia riproporre proprio la figura paterna come quella figura che, diciamo, anche nella nostra tradizione rappresentava un po' la figura più autorevole, che poteva dare magari, quindi indicare la giusta via ai nostri figli. Proprio su questo vorrei tornare su quello che dicevo all'inizio, cioè sul fatto che questa legge che sta per essere approvata dal nostro Parlamento, che prevede addirittura che se episodi di bullismo sono continui, vi è la possibilità da parte dell'istituzione di strappare il figlio alla famiglia. Bene, noi pensiamo che questo sia assolutamente una cosa da evitare, perché ripeto, secondo noi la famiglia è l'ente, se vogliamo, è l'ambiente soprattutto nel quale bisogna educare i nostri figli. Una delle figure ovviamente fondamentali, ma diversificate nel loro ruolo, che è quella della madre e del padre. Quindi noi oggi vogliamo un po' trarre degli spunti da esperienze che purtroppo verranno oggi qua a testimoniare la loro storia, ma anche da persone che lavorano e si impegnano proprio per evitare tutto ciò che c'è intorno al bullismo e anche poi a fenomeni che sono figli dei nostri tempi, come il cyberbullismo, altro fenomeno che è fortemente legato al bullismo e che colpisce gran parte dei nostri giovani, che io sono andato a leggere alcuni dati, ormai sono quasi tutti collegati quotidianamente, perennemente nelle loro giornate ai mezzi che così vengono identificati per entrare nel mondo social piuttosto che nel mondo internet, e quindi spesso sfociano i fenomeni di cyberbullismo. Sono andato anche a leggermi alcuni dati, che sono dati che conseguono a una ricerca dell'Istat, che sono assolutamente di una gravità e soprattutto di una grande preoccupazione. Alcuni ci dicono, per esempio, un dato del 2016, quindi non recentissimo, e forse sono anche aumentati, evidenzia come più del 50% degli intervistati, si parla di 11-17 anni, riferisce di essere rimasto vittima nell'anno precedente all'intervista di episodi di, chiamiamoli, bullismo. Una percentuale ancora più grande, cioè del 20%, quasi uno su 5, dichiara di aver subito azioni tipiche di bullismo, uno o più volte al mese. Circa la metà di questi casi, il 9,1%, si tratta di una ripetizione degli atti decisamente asfissianti, uno o più volte a settimana. Capite bene che parliamo di situazioni che riguardano fortemente la nostra società, entrano prepotentemente nella nostra famiglia. E vorrei, visto che avevo all'inizio detto come io ci tengo a evidenziare la necessità di una profonda rivalutazione e affermazione della figura paterna, come da una recente ricerca fatta all'interno del carcere di Opera venga evidenziato che nel 90% dei casi l'assenza nell'età adolescenziale di una figura paterna stabile sia stato poi frutto di ciò che ha portato appunto i carcerati di Opera a essere poi protagonisti di atti che li hanno visti condannati. Un percentuale che aumenta di 4 punti percentuali se si riferisce a detenuti per reati di violenza sessuale.